Dieci anni fa qui fece scalpore l'arresto di Maria Rosa di Dio, detta la mantide religiosa. Secondo le sentenze definitive, cosa fece Maria Rosa di Dio? Attirò questo presunto picciotto, Reina, in un casolare di campagna fuori da Gela con la promessa di una notte di sesso. Ma quando Reina arrivò, trovò sì la di Dio, ma trovò anche gli uomini del clan, che lo fecero a pezzi, letteralmente, e poi ne bruciarono il corpo, nascondendolo qui, sotto questo ponte che cavalca la ferrovia. La donna fu condannata a 22 anni di carcere, eppure un mese fa è tornata nella sua casa, tra i vicoli di Gela. Buongiorno, signora Maria Rosa? Sì, salve, sono Danilo Lupo, sono un giornalista. Sì, perché la telecamera? So che lei è una di quelle che, diciamo, è uscita dal carcere a causa dell'emergenza del Covid. Ha problemi? Il Covid non c'entra niente, io ho la depressione, poi mi si è schiacciato una vertebra e ho bisogno di un intervento